forestale dello Stato si sta muovendo ancora qui nel territorio di Ambive. Come procedono le ricerche con una condizione? Lo Stato si è impegnato subito, quasi da subito, con ci aggiorniamo dal 15 ai 20 elementi per giorno, ci si divide mattina e pomeriggio. Siamo insieme alla Polizia di Stato, con la Polizia Provinciale, ci muoviamo almeno noi, diciamo, coordinati, separati da due o tre gruppi, in modo da poter gestire, poter visionare più territori possibile. Siamo attualmente al decimo giorno, abbiamo per lo più controllato tutto ciò che c'era da controllare. Ma stamattina avete continuato le ricerche anche ancora qui nella zona di Ambivere? Sposteremo ancora da su giù adesso. C'è qualche traccia, qualcosa che... Non sono riuscito a trovare nessuna tipologia di traccia, niente che ci può portare, uscire un'indicazione, una direzione da seguire. Dovete andare alla cieca in sostanza? Proprio alla cieca, non sappiamo più cosa e dove cercare. Ma dal punto di vista meteorologico questa neve sicuramente non agevolerà? Sicuramente, ci sta complicando e non poco le cose, perché ci impedisce di vedere, di seguire tracce. E poi ci rende tutto difficile anche nel muoversi. I cani da questo punto di vista per quanto tempo possono trovare delle tracce in condizioni meteo come queste? I cani che noi abbiamo sono cani addestrati per la ricerca di persone vive. In questo caso, se si cerca un cadavere, il cadavere sarà sotterrato, i cani non è che possono dare una mano più di tanto. Sono destato solo per la ricerca di persone vive, perciò anche sotto macerie, ma vive. Noi non abbiamo attualmente qui a disposizione cani che possono seguire tracce di cadaveri. Se il cadavere è sottoterra, sotterrato, noi magari ci passiamo sopra, ci spassiamo però senza riuscire a individuarlo. Quindi nel momento in cui arriva la conferma che è solamente un cadavere cosa da cercare, l'utilizzo dei cani potrebbe risultare inutile? Inutile. Almeno questo che abbiamo noi è inutile.